Quello che rende ancora più insopportabile la vicenda ormai giunta al termine della piccola Indy Gregory, neonata affetta da grave malattia genetica che le impediva di respirare e avere funzioni vitali in autonomia, è la battaglia che si è svolta sulla sua pelle e su quella dei suoi poveri genitori, caricandoli oltretutto di illusioni. Un'altra volta si è strumentalizzato il dolore di una famiglia per darsi botte da orbi, per sventolare più in alto la propria bandiera. Anzi, la piccola Indy è diventata la bandiera che i movimenti di un lato o di un altro hanno cercato di strapparsi. In questo caso addirittura due nazioni con una lunga tradizione di civiltà e di scienza. L'avevamo già visto in passato sull'altro versante. Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby, Fabiano Antoniani e tutte le volte che sedicenti attivisti si vantavano di aver accompagnato a suicidarsi sfortunate persone affette da condizioni più o meno gravi che meriterebbero al posto della ribalta solo compassione, sobrietà e silenzio. Sono situazioni infatti molto dolorose e difficili che vanno gestite nell'intimità di chi ne è affetto, o i genitori in caso di minori, e i medici. E basta. Fuori i giornalisti, gli avvocati, i giudici, gli attivisti, i politici, i faccendieri in cerca di riflettori. Ma dicono, la gente deve farsi un'idea, deve sapere. È possibile sulle pagine dei giornali, in poche righe, spiegare che cos'è e cosa comporta una sindrome da deperimento mitocondriale? Certo che no. Lasciate che la vicenda resti intima tra i curanti e le famiglie, ma lo Stato deve comunque promulgare leggi nei cui confini i propri cittadini si devono poi attenere nei propri comportamenti. Certo che sì, ma a bocce ferme, non sull'onda emotiva di una bimba in gravissime condizioni di vita o di altre persone affette da malattie terminali. In questo momento servono rispetto, silenzio e moderazione.